aroma. Cuore desta città, unico grande amore de Dante, tanta gente che fai sospirare. Roma, 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 la sage canta, da sta voce nasce un coro, so 100.000 voci che hai fatto innamorare. Roma, Roma bella, t'ho dipinta io, gialla come il sole, rossa come il cuore. Buonasera, buonasera a tutti amici del Giornale di Roma, eccoci qui per una nuova diretta, sempre la trasmissione dedicata alla S Roma femminile, alla S Roma Woman. Un saluto a Giulio Tiberi, ciao Giulio. Ciao Francesco, ciao Fabio, buonasera a tutti. E un saluto a Fabio Cittadini, ciao Fabio. Ciao Francesco, ciao Giulio. Allora, mi sto contornando di fotografi che sono numeri uno in assoluto, a partire da Roberto Tedeschi con la Roma maschile, a Giulio, a Fabio, insomma ci abbiamo coperti tutte le varie situazioni, la Roma femminile, la Roma primavera, la Roma primavera a livello maschile con Giulio, perché in questi giorni stiamo un pochino così tralasciando, no? La primavera maschile, ma solo perché era fermo il campionato. Adesso ripartirà il campionato e dalla settimana prossima vedremo anche noi di aggiungere un altro pezzo, che è quello appunto della Roma primavera, che bene ha fatto finora nelle prime tre partite, perché l'ha vinte tutte e tre. Ma adesso, a parte questo, torniamo... 3-3-2, tra l'altro. Infatti, tutte e tre 3-2, di cui due trasferte, Ascoli e Firenze, e quella interna invece col Genoa, tra l'altro Firenze contro Alberto Aquilani, quindi sì. Contro un ex romano e romanista. Un saluto ad Andrea Pezzi che ci vede e ci segue, buonasera anche a te Andrea. Allora, ragazzi, è stata una giornata un po' interlocutoria, no? Per quanto riguarda la Roma a Milano, perché? Perché è successo quello che poi succede spesso, no? Gioca molto bene, merita di vincere, domina per lunghi tratti l'avversario, potremmo dire anche per 80 minuti su 90 l'Inter a casa sua, però non si vince, no? Anche lì risultato di parità, come era stato a Sassuolo del resto, no? nella prima di campionato. Giulio, si ripete tante volte questo trend che va sicuramente cambiato. Purtroppo sì, e in questo caso c'è anche l'aggravante dell'essersi trovati 11 contro 10 e non essere state capaci di sbloccare nuovamente la partita. Ed è un peccato, perché la prestazione era assolutamente sotto controllo fino all'estemporaneo gol del pareggio dell'Inter. C'è stato un momento di sbandamento, perché probabilmente non c'erano veramente segni di pericoli subiti nel primo tempo che potessero far presagire un immediato pareggio dell'Inter, e dopo qualche minuto così di scoramento la squadra ha ricominciato a macinare, ma non è riuscita a segnare il gol decisivo. Ed è un peccato, perché
ha lasciato l'ennesima sensazione di una squadra a cui manca il passo per fare veramente un salto in avanti importante. Questo sicuramente sì. Fabio, anche a te, tu non hai visto la partita perché ovviamente eri a Ravenna, no? con la primavera, poi dopo ovviamente nella seconda parte del programma daremo ampio spazio pure anche alle ragazze di Fabio Melillo. Però ti chiedo, questo continuare a dominare le partite, non l'hai vista domenica ma l'hai vista in tante altre occasioni, ecco, come si può uscire secondo te da questo chiamiamolo problema relativo, perché poi quando domini è sempre difficile, no? Trovare gli aggettivi per non commentare una vittoria. Sì, poi nasce anche una specie di sindrome, non riesci a mandarla dentro e questo poi sembra quasi una maledizione che ti porta appresso. E stasera si è sbloccato Pellegrini in nazionale. Speriamo che sia di buon auspicio per lui, per me, per le ragazze. E per i ragazzi. Stasera si è sbloccato. Il giorno che Agnese riesce a buttarla dentro. Esatto, hai toccato un punto importante. Una partita almeno. Scusa Giulio. Hai toccato un punto importante perché siamo riusciti a far sbloccare Serturini e si è ripetuta. E invece Agnese Bonfantini ancora non riesce a sbloccarsi, sarebbe tanto. Dalla sua c'è che ha giocato un quarto d'ora, 10 minuti, quindi sì. Non stava benissimo, è partita dalla panchina, è entrata, anzi ha avuto subito un'occasione, devo dire molto brava lei a crearsela perché è andata via in progressione, no? come fa spesso. Un po' meno a rifinirla però. Poteva servire forse Egerberg, però l'attaccante lì tira in porta, devo dirti che... Ma perché? Per il discorso che stiamo facendo, che sarebbe importantissimo per lei riuscirsi a sbloccare. Secondo me lei... pure lei. Io continuo a dire che secondo me lei si era sbloccata, perché quel gol non gol nella partita della settimana scorsa contro il Verona poteva essere un paio di scatti con sue imprecazioni l'ho prese di... sì, non l'ha presa bene quel con tanto di virgolette, diciamo. Allora guarda, facciamo una cosa, perché la settimana scorsa non l'abbiamo mandata, andiamoci a rivedere le immagini con il nostro commento della partita con il Verona alle Tre Fontane e poi passiamo a quella di Milano, appunto alla partita con l'Inter. Però prima passo indietro, Roma-Verona, stadio Tre Fontane. Torna al campionato dopo la sosta per le nazionali, la Roma di Betty Bavagnoli affronta il Verona. La formazione è Bardi, tre pali, Erzen, Suabi, Pettenuzzo e Sofia in difesa, Andressa, Giuliani, Egerberg, linea centrale, Bonfantini, Lazzaro e Serturini in attacco. La prima azione del Verona che attacca sull'out di sinistra con Bragonzi, il tiro cross, la parata di Bardi, pallone che scheggia il palo e termina a fondo campo. Pericoloso il Verona, ma la Roma non sta a guardare. Al 13° minuto Andressa calcia una punizione con il sinistro, la palla spiova in area, colpo di testa di Bonfantini, pallone che termina a lato. Ancora Roma pericolosa, lancio di Pettenuzzo per Serturini, entra in area di rigore. Serturini con il sinistro, palla per Bonfantini, il tiro. Qualcuno dice che la palla ha superato la linea di porta, l'arbitro non è dello stesso avviso, quindi si resta sullo 0-0. Ancora Roma con Paloma Lazzaro, pallone per Serturini, tutta sola davanti a Durante che respinge il primo tiro. Serturini con il sinistro, la palla che termina larga alla sinistra del portiere, rimaniamo sullo 0-0. Ancora Serturini, pallone all'indietro per Egerberg, il destro e la palla che termina alta sopra la traversa. È una Roma che tiene costantemente in difficoltà il Verona. Poi lancio di Pettenuzzi, Serturini questa volta riesce a mettere dentro il pallone. 41° minuto, la Roma trova finalmente il gol del vantaggio, 1-0 per le giallorosse. Eccolo qui il destro di Serturini. Non è finito però il primo tempo perché Bonfantini si libera benissimo sull'out di testa, il cross arriva in scivolata Paloma Lazzaro ed è 2-0 per la Roma, che riesce in 2 minuti a trovare quello che di fatto non aveva trovato in un tempo intero. Nella ripresa è ancora la Roma pericolosa, subito con Serturini, pallone dentro, la palla respinta, arriva Giuliano, la conclusione, la parata del portiere Durante che non trattiene ma salva ancora la porta del Verona.
ora è Tomà sull'out di destra, il cross non ci arriva, Paloma Lazzaro per un niente, e Roma che va ancora vicina al gol del raddoppio, ancora Lazzaro, il sinistro da fuori area, la parata miracolosa di Vivante, una Roma che riesce a tenere il Verona nella propria area di rigore, poi la botta di Serturini, il palo, ancora una volta sfortunata la Roma, si resta sul 2-0, ma veramente è un assedio. Andressa in area di rigore con il sinistro, fa tutto bene, poi con il destro ancora Durante devia il pallone in calcio d'angolo. Roma che veramente sta facendo una partita eccezionale, vola ancora una volta il portiere Durante a deviare la conclusione di Tomà. Finisce la partita con la squadra giallorossa che vince 2-0 contro il Verona. Allora, era passata una settimana, quindi non... Sì, ricordavo le tante occasioni, ma non così tante. Alcune dire che... anche belle grosse, cioè occasioni che se le sbagli col Verona, magari qualche altra occasione per mettere la palla dentro e portare a casa la partita la trovi. Magari in un campo più complicato in trasferta come a Milano, se sbagli determinate occasioni non è scontato che tu ne possa trovare altre e segnarle, quindi questo problema di non concretizzare le occasioni maggiori c'era già stato col Verona come in tutte le partite. Allora, qualche commento. Federico Di Paolo dice grande Giulio. Grande Federico, grandissimo romanista. Poi guarda che sfondo che ha messo de foto, ti è proprio a facce rosicare in questo momento, guarda che spettacolo di mare. Un saluto a Daniela Rami che come sempre ci saluta, a Lucia Martino, ciao Lucia, e a Fabrizio Cibbe che ci dice grande Fabione, grande Fabio, poi Della Rocca Giorgio, me l'ho dimenticato, ce n'abbiamo un altro de fotografo, ma quanti ce n'abbiamo? Il giornale di Roma ha quattro fotografi, siamo arrivati a quattro. Poi Marco Corona, grande Fabio, e Patrizia Colombo, buonasera a tutti. Patrizia Colombo che verrà a Roma nel weekend, Roma Club Lupacchiotti della Mole ha allargato il suo club non solo a Torino ma anche qui a Roma, ci sono tanti tifosi della Roma che si sono voluti associare al suo club, quindi scenderà e farà conoscenza un po' di tutti quanti al ristorante Le Streghe, tra l'altro, per vedere la Roma con queste restrizioni che ci sono state. È cambiato qualcosina e ovviamente bisogna stare ancora più attenti a rientrare, no, nelle regole, e questa è la cosa fondamentale. Allora, vi faccio vedere prima di andare avanti adesso il servizio di Milano, quindi abbiamo parlato delle occasioni mancate dalla Roma in questo minuto e mezzo, piccolo servizio, Fabio, vedrai alcune di queste, non tutte, questa è solo una parte. Nella quinta giornata del campionato di Serie A, la Roma affronta in trasferta l'Inter. Betty Bavagnoli ritrova il capitano giallorosso Elisa Bartoli, che ha scontato il turno di squalifica. La formazione è Baldi tra i pali, linea difensiva 4 con Sofia, Suabi, Pettenuzzo e Bartoli, a centrocampo Giuliano, Andressa e la confermata Egerberg, in attacco Tomà, Lazzaro e Serturini. Ed è la Roma la prima azione con Serturini, che controlla il pallone fuori dall'area, il sinistro, c'è Lazzaro in area di rigore, la palla che termina al lato alla destra del portiere, ancora la squadra giallorossa che spinge, 33esimo minuto, Tomà, bella l'azione personale, pallone per Giuliano, la conclusione da fuori area, la parata del portiere, ancora Roma, 35esimo, Pettenuzzo avanza, poi cerca e trova Lazzaro, bella la giocata di Lazzaro, la conclusione da fuori area, la palla che termina al lato, una Roma che stringe l'Inter in nella propria area, poi Giuliano, tiro cross, non respinge il portiere, ci arriva Serturini con il sinistro, mette dentro il pallone del vantaggio giallorosso, eccolo qui, tiro cross di Giuliano e Serturini sulla respinta del portiere realizza in tapin. Roma che va vicino al gol del 2-0 al 49esimo, cross di Giuliano, colpo di testa di Bartoli sotto porta, la palla che termina al lato veramente di un niente, ancora Roma, 57esimo minuto, Tomà, splendida azione della giocatrice francese, poi il colpo di testa di Paloma Lazzaro e la palla che termina ancora alta sopra la traversa, nell'unica azione di rimessa l'Inter trova il gol del pareggio, lancio di Alborghetti per Marinelli, il destro di Marinelli e la palla
che supera l'estremo difensore giallorosso. Gran bel gol questo di Marinelli, che da posizione defilata riesce a trovare il gol del pareggio. Poi alla Roma, 76esimo, Andressa, tocco per Giuliano, la conclusione da lontano, la palla che si stampa sulla traversa. È una Roma sfortunata, quella che pareggia 1-1 a Milano. Roma che aveva anche la superiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora, ma non è riuscita a sfruttare l'opportunità. Finisce 1-1 tra Inter e Roma. Certo, è difficile dire, lo chiedo prima a Fabio e poi a Giulio, facciamo il contrario. È difficile pensare a una Roma che ha 8 punti in classifica dopo aver visto tutte e 5 le partite in cui in tutti i casi meritava ampiamente la vittoria. Poteva essere un filotto pieno, e forse questo dipende anche da errori di gioventù, Fabio, o c'è qualcos'altro? Ma non so se è di gioventù. D'altronde tu che sei un esperto di basket, sai che nel calcio l'aspetto aleatorio è maggiore rispetto agli altri sport in particolare. Cioè, una squadra può essere anche più forte e perdere una partita, cosa che difficilmente negli altri sport di squadra si verifica con la frequenza nel calcio. Ricordiamo l'anno scorso la partita con il Milan, buttata in una maniera, quindi temo che non vorrei che diventi una tradizione. Però c'è sempre, siamo inizio campionato, certo, i grandi obiettivi sembrano ormai sempre più difficili da raggiungere, però c'è tutto il tempo per fare l'inversione di tendenza. Poi io continuo a credere che nel momento in cui riesci a concretizzare almeno il 50% delle azioni di chiare occasioni da gol, il vento deve cambiare. La potenza c'è, quindi non stiamo parlando di una squadra che non ha potenzialità, non potrà andare sempre in questo modo. Giulio, tu che ne pensi? Beh, innanzitutto innanzitutto, come ha sottolineato Fabio, l'area di Milano non ci porta bene. Ora non so se è un discorso puramente geografico, ma ricordando i demoni della sconfitta dell'anno scorso, questa, a rivedere le immagini, fa, non dico altrettanto male, ma... Quella però era il Milan, eh? Sì, 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 però è l'area di Milano sempre, quindi... No, dico comunque anche vedere la sintesi di questa partita con l'Inter fa male, perché cioè, non si sono viste altre azioni. E mi dispiace che non ci sia stato un replay da dietro la porta del gol di Marinelli, perché non riesco bene a capire in che misura è stato un grande gol e in che misura ci può essere qualche responsabilità nella gestione, sia dalla parte delle giocatrici che sono corse indietro a rincorrerla, e forse, non lo so, da parte del portiere, del nostro portiere. Però certo, prendere un gol così con la partita completamente in controllo fa veramente male. Poi vedere le occasioni che ci sono state dopo, la traversa di Giuliano, ancora peggio. Guarda, io ti dico la mia. Allora, secondo me Bardi proprio non può nulla, Rachele, proprio non vedo colpe o responsabilità del portiere, anzi. Non lo so, senza un replay da dietro è un po' difficile da capire, secondo me. Ma lì l'errore grosso lo facciamo all'inizio, no? Nel senso, sì, che sì, quello sicuramente. Fare, nel lanciare così tranquillamente il pallone dalla giocatrice interista, né tantomeno poter così arretrare, no? Come hanno fatto le giocatrici della Roma. Bisognava stare più attenti, ed è un'azione dove bisogna lavorare. Però, indipendentemente da questa, che è sicuramente una cosa da rivedere, sono troppe le opportunità, a parte che poi non c'è neanche la fortuna, perché la traversa di Giuliano fa il paro, no, con, certo, la traversa di Serturini contro la Pink Bari, la traversa contro il Verona o il palo di Giuliano, e quindi ecco, anche a Sassuolo c'era stato un palo fuori. Quindi, per dirti, sicuramente non siamo neanche fortunati, però a volte bisogna cercarsela la fortuna, no? Quindi
qualche golletto, quando hai l'opportunità di farlo lo devi andare a segnare. Andiamo a vedere una clip fotografica, sempre di Roma-Inter, anche qui foto che però provengono questa volta direttamente dalla Roma, da internet, perché non avevamo appunto avuto modo di poter essere presenti lì a Milano. Allora, domenica invece, sì, o sabato, la Roma andrà a far visita al San Marino. Tra l'altro, nella trasmissione di domani sera, che avremo sulla Roma, ovviamente sulla Roma maschile, apriremo però una parentesi con il direttore sportivo del San Marino, che sarà ai nostri microfoni per presentare questa squadra che è proprio al primo anno di Serie A, e per capire di più, no, della partita che si giocherà sabato, dove però, Giulio, la Roma deve andare a fare bottino pieno a questo punto. Sì, assolutamente. Beh, devo dire che come mi ero sbilanciato prima di Roma-Verona, mi sbilancio anche qui. Voglio sperare che si tornerà, sono convinto che si tornerà con i tre punti questa volta. Fabio? Beh, spesso non può che essere questo. Incrociamo le dita e dovrà andare bene, la squadra c'è, l'abbiamo detto, la squadra c'è. Ma lo dimostrano anche queste partite, anche queste partite, perché siamo qui che ci mordiamo le mani, no? Quindi vuol dire che la squadra è forte, vuol dire che il lavoro che è stato intrapreso dalla società è sicuramente giusto. Volevo spendere due parole per Anna Maria Sertolini, tutti hanno fatto i complimenti per il traguardo raggiunto. Pensate che Sertolini ha 50 presenze con la Roma, come avete letto prima, la Roma ne ha fatte 51 in Serie A, cioè nel senso che praticamente possiamo dire che Anna Maria Sertolini è la Roma in Serie A, cioè le presenze di Anna Maria sono le stesse quasi della Roma, e tra l'altro in 50 presenze 20 gol è anche una media abbastanza alta, no? Insomma, non, paradossalmente è un po' il contrario di quello che stiamo dicendo adesso, no? Per Anna Maria Sertolini la porta la vede molto di più della Roma in totale, insomma, delle sue azioni. Lei si è sbloccata e si è ripetuta, quindi speriamo che succeda presto anche per Agnese, ad esempio. Vorrei mettere a paragone le due azioni, una di Roma-Verona dove lei fa l'assist per Paloma Lazzaro e quella invece che non abbiamo visto di Milano, dove
ha scelto la conclusione personale, ma forse sarebbe stato opportuno anche lì agevolare la battuta a rete della compagna. Capisco che, lo stiamo dicendo pure noi, quanto sia importante che lei si riesca a sbloccare, però col senno di poi una gestione come quella che ha avuto contro il Verona magari ci avrebbe portato due punti in più. Allora, prima di cambiare argomento e passare alla formazione primavera, vi faccio vedere il servizio dell'intera giornata di campionato, quinta giornata di campionato di Serie A. La quinta giornata di Serie A si apre con lo scontro tra la Florentia e il Napoli. Settimana negativa per le partenopee che, dopo aver perso il punto conquistato contro l'Inter a causa di un errore nelle liste che gli costa lo 0-3 a tavolino, perdono 1-0 a causa di un rigore di Cantore assegnato a un minuto dal termine. La Florentia sale a quota 6. Il Milan supera l'esame di maturità imponendosi per 3-0 nella tremenda trasferta di Empoli. Le ragazze di Ganz sbloccano la partita con Jane al 23esimo e il primo tempo si conclude sullo 0-1. Negli ultimi 10 minuti della partita le rossonere dilagano. Giacinti trova il raddoppio e nel recupero una punizione con una strana traiettoria di Tunceri sigla il definitivo 3-0. Nello scontro di bassa classifica tra Verona e Bari hanno la meglio le scaligere, decide un rigore di Bergonzi. Il lunch match della domenica è l'incontro fra Inter e Roma. Le giallorosse chiudono il primo tempo in vantaggio con la rete di Serturini al 45esimo. Nella ripresa, dopo due occasioni sciupate dalla Roma, arriva il pareggio a 20 minuti dalla fine di Marinelli. Le ragazze di Sorbi chiudono la partita in 10 per doppia ammonizione di Brustia, ma l'11 di Betty Bavagnoli non riesce a portare a casa i tre punti che avrebbe ampiamente meritato. Miglioramenti costanti del San Marino che imbavaglia il Sassuolo per 82 minuti, ma le neroverdi sbloccano la partita con Pirone e si riportano seconde in classifica. Il piatto forte della quinta giornata va in scena a Vinovo, dove si disputa il big match Juventus-Fiorentina. Partono veloci le bianconere e dopo 15 minuti sono già sul 2-0 grazie ai gol di Girelli al quarto e la brasiliana Maria Alves al 15esimo, appena due minuti dopo l'espulsione di Quinn che lascia le viola in 10. Nella ripresa al 66esimo arriva il tris siglato da Bonanzea. A 10 minuti dalla fine poi la svedese Hartin fissa il punteggio sul definitivo 4-0. Al termine della quinta giornata, la classifica recita Juventus Women 15 punti, Sassuolo Calcio Femminile 13, Milan Women 12 punti, Empoli Ladies 9, Fiorentina Femminile 9, Roma Women 8, Inter Milano Women 7, Florentia San Gimignano 6, Hellas Verona Women 3, Pink Bari 3, San Marino Academy 3, Napoli Femminile 0. E allora, questa era la classifica. Vedete che c'è grande possibilità, no? Di recuperare. Ci sono, a parte la Juventus che sembra lanciata verso l'ennesimo scudetto, le altre mi sembra che siano tutte lì, insomma, no? Le varie formazioni. Giorgio ci dice: la squadra c'è, ma qualche elemento gira a vuoto ed è poco incisiva, a mio parere, ovviamente, ci dice Giorgio, e siamo d'accordo con lui. Allora, detto della partita con San Marino, voi avete detto la vostra, la squadra deve prendere i tre punti, io non posso che confermare quello che avete detto voi, e mi auguro di vedere anche una partita non ben giocata dalla Roma, ma vinta bene, mettiamola così, perché ben giocata secondo me l'hanno giocata bene tutte, però il problema è che poi la devi mettere dentro. Andiamo passiamo a parlare invece della Roma primavera, un'altra bella vittoria. Fabio, era una vittoria ampiamente alla portata, no? della formazione giallorossa. Però le partite, io continuo a dire, iniziano sempre 0-0 e devi sempre sbloccarle, perché alcune volte, proprio in queste partite dove tu non hai nulla da perdere, anzi, al contrario, hai tutto da perdere, no? E nulla da guadagnare, il più delle volte si rischia di fare qualche figuraccia. Non è così però per queste ragazze che quando giocano e vedono il pallone è come il toro dentro l'arena, no? Vedono rosso, Fabio. Sì.
Sì, diciamo che con l'attuale formula del campionato primavera, che dal prossimo anno cambierà, però ancora quest'anno abbiamo la suddivisione delle squadre per criteri territoriali e non per criteri di merito. Dal prossimo anno, come già avviene per la primavera maschile, avremo diciamo una serie A primavera, una serie B primavera, con retrocessione e promozione. Quindi quest'anno l'eterogeneità delle formazioni in campo, come era l'anno scorso, come era 2 anni fa, porta a situazioni come queste. Da una parte le campionesse d'Italia, che giocano applicando schemi uguali a quelli del calcio delle grandi, anche dei maschi, insomma, con posizioni ben precise in campo, movimenti, raddoppi. La ricerca dell'uomo smarcato, dall'altra parte delle ragazze con ottima volontà e ottimo atteggiamento, che però, anche se tecnicamente non erano all'altezza di quelle della Roma, non hanno potuto opporre eccessiva resistenza proprio perché il loro tipo di gioco è un tipo di gioco elementare. Cioè non applicavano schemi, venivano saltate in continuazione, considerando poi anche la forza fisica e anche la diversa proprio complessione fisica delle ragazze. Quindi c'è stato già un divario sin dai primi minuti. E devo dire che il portiere del Ravenna ha fatto dei grandissimi interventi in uscita. Allora, guarda, facciamo una cosa, andiamo a raccontare quello che tu hai appena detto attraverso le tue foto, perché tu eri a Ravenna, come abbiamo detto prima, e quindi attraverso i tuoi scatti iniziamo a vedere quella che è stata Ravenna-Roma. What it is that we believe.
io stavo pensando, Giulio, mentre vedevo le immagini. Poi ti dico cosa stavo pensando io. Ma non so se è la stessa, perché l'hai detto in un modo quasi come per dire la stessa cosa. Tu che stavi a pensare? Vediamo. Quanto è bella la maglietta scudettata. Allora, abbiamo pensato quasi la stessa cosa. Io ti aggiungo però un'impressione. Che nel, se ti ricordi, nell'82-83 la Roma Calcio vince lo scudetto, il basket vince lo scudetto, la Roma fa la finale di Coppa dei Campioni, il basket vince la Coppa dei Campioni e la conseguente anche Coppa Intercontinentale. Nel 2000-2001 vince la Roma lo scudetto, vince la Piaggio Roma la volley, vince il rugby, la pallanuoto vince lo scudetto, insomma c'è una serie di... Io non lo so dove voglio andare a parare, non è che promette benissimo. No, questi ragazzi stanno, hanno vinto sto scudetto, cioè ci sarà qualche incastro per cui non rimanga l'unico scudetto. Fammi pensare a qualche sport minore, non lo so. Boh. Ma io, per tutto, quanto potrebbe essere bello nuovamente rivincere alcune cose, insomma, no? Dai, speriamo che possa succedere, prima o poi deve succedere per noi, no? Certo. Deve succedere, certo. Non mi sei venuto dietro manco te stavolta, mannaggia la miseria. No, perché poi tu mi crei in testa un pensiero troppo bello e non lo so, non sono pronto a scontrarmi con la realtà. Diciamo che dici, insomma, alla fine Fabio un po' di succede che rivincono un'altra volta loro, insomma, al massimo. Sì. Andiamo anche gli allievi under 17. Per esempio c'è anche la primavera maschile che non la vedo male. Vedo molto. No, molto bene anche perché è vero che la Roma ha vinto le prime tre partite 3-2, no? Diciamo risultati un po' risicati da un punto di vista proprio effettivo di risultato finale, però è altrettanto vero che questa è una squadra tutta nuova, no? Tranne qualcuno, tranne Providence, tranne Tal, anche oddio, adesso mi sfugge il nome, vabbè, insomma, comunque Ripi, il capitano, bravissimo e Zaleski che già lo scorso anno faceva parte della primavera, e per il resto è tutta una squadra giovane, no? Quindi è nuova, scusa, non giovane, ci mancherebbe, la primavera è tutta una squadra nuova, quindi deve ancora amalgamarsi. Beh, molti sono sotto età comunque, quindi sono anche giovani tra i giovani. Assolutamente. Senti, ci racconti un po' della trasferta, Fabio? C'è qualche curiosità che a parte la gara, tipo a parte il risultato? 21-0 la Roma ha vinto, lo ricordiamo per chi non, per chi non ne fosse a conoscenza. No, vabbè, come dice Giulio, la componente, diciamo, che ricorderò a lungo, a parte la bellezza della maglia con il tricolore. Sono d'accordo. È stata la pioggia. È piovuto poi anche nel secondo tempo, che si vede dalle foto, non in questo, nel secondo tempo, proprio l'entità della pioggia. Devo dire che il campo lì per lì sembrava adesso che giocano queste, invece ha tenuto molto bene. E poi, ecco, l'elemento, diciamo, dominante è chiaramente l'entità del risultato, ma direi dall'altra parte della medaglia l'atteggiamento composto e dignitosissimo delle ragazze del Ravenna. In queste situazioni capita che si facciano falli di frustrazione, che si litighi fra compagni, non è mai accaduto nulla di questo, sono sempre incoraggiate. Il portiere, ripeto, cioè io non so come ha fatto a rimanere con quella calma olimpica e affrontare queste scorribande che si trovava in continuazione avanti, molte ne ha slentate, e non hanno fatto sconti le ragazze, se potevano segnavano, giustamente, onorando così gli avversari. E quindi alla fine della partita le ragazze della Ravenna erano tranquille, serene, mi hanno chiesto di fare le foto, di avere delle foto, evidentemente. Guarda, ne approfitto per farle vedere queste foto che dici tu, perché poi continuiamo a commentare quello che stai dicendo, perché è un argomento che mi tocca da vicino. Quindi andiamo a vedere intanto le foto
delle ragazze di Ravenna, perché qualcuno ha detto: ah, però la Roma si poteva fermare, Melillo le poteva fermare, come sempre, no? Anche con frasi più pesanti, ma queste frasi però vengono dall'esterno, vengono da chi non conosce lo sport, da chi non conosce le regole dello sport. Chi le conosce bene fa come queste ragazze qui. Guardate le ragazze del Ravenna e ditemi se le vedete scontente a fine partita. No, allora, Giulio, hai visto qualche faccia scontenta? No, beh, hanno sempre giocato contro la squadra campione d'Italia e penso quello fosse un bel incentivo per loro, però c'è tanto da imparare da un atteggiamento del genere. Io sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi prima, che dicevate prima sul fatto che rispettare l'avversario è appunto non averne pietà, sportivamente parlando. Sono assolutamente d'accordo e funziona così praticamente in tutto il mondo, in tutta Europa, specie in Inghilterra, dove sono maestri del fair play. Quello che non condivido e poi sono le situazioni che invece spiacevoli e si possono creare quando c'è qualche goleada qua in Italia a livelli alti. Mi ricordo il famoso risultato eclatante contro il Catania, ad esempio, che per anni non siamo potuti andare a giocare a Catania. Questo, ecco, quello per me non è sport, invece sono d'accordo sul fatto che rispettare le avversarie è non fermarsi. Certo, magari non farlo con cattiveria, con esultanze scomposte, il rispetto ci deve essere, esatto, cioè con quel grado di rispetto è ulteriormente confermato dal non averne pietà, però... Posso anche confermarti... Che, vai Fabio. Non dico, sai, in queste situazioni può capitare che delle atlete, diciamo, che non abbiano una forte conduzione anche morale, perché nella Roma Primavera c'è anche questa componente del forte, a un certo punto inizino a fare tacchi, colpi di tacco, veroniche. Non è mai successo, mai, mai. Le ragazze serie cercavano il gol, questo sì, e lo cercavano giocando come hanno sempre giocato, senza mai cercare il colpo effetto, il tunnel, mai, assolutamente mai. Sono state serie da tutte e due le parti, chiaramente i ruoli erano quelli e sono stati i valori anche erano quelli, con grande senso sportivo. Ma vedi, tante volte bisognerebbe che le persone adulte imparassero dallo sport, imparassero dalle ragazze, in questo caso più giovani. Io, ma questo lo dico da allenatore, quando vedo partite magari di squadre che non sono le mie, o partite di squadre della stessa società, ma magari di categorie più piccole, no? Che uno le va a vedere o meno, trovo sempre difficoltà a mettermi negli spalti, no? Perché? Perché è vero che ci sono i genitori, ma non tutti fanno i genitori che realmente danno una, come ti posso dire, un insegnamento ai propri figli, anzi, si sono persi i giusti valori. Sento attaccare insulti agli arbitri, insulti agli avversari, cioè gli avversari che poi in questo caso sono figlie, no? Cioè,
Quando parli del campionato primavera, campionato under 17, under 15, parliamo di categorie in cui non c'è l'avversaria, cioè l'avversaria può essere tua figlia o tuo figlio, no? E invece sento dei commenti incredibili, gente che si insulta sugli spalti, cose che non fanno bene allo sport e che invece fortunatamente gli allenatori, le società insegnano a queste ragazze o a questi ragazzi, no? E lo vediamo dai visi contenti di queste ragazze del Ravenna, che nonostante il passivo a fine partita fanno i complimenti alle ragazze della Roma, che sono nettamente superiori a livello tecnico, che se la godono, sono contente di averci giocato contro, di aver giocato contro la squadra campione d'Italia, e tornano in questo caso, io dico in palestra, in questo caso sul campo d'allenamento, per prepararsi alla domenica successiva, dove magari ne prendono altri 20, o dove magari vincono, o dove magari pareggiano, perché lo sport è questo, c'è poco da fare. Posso aggiungere che il portiere del Ravenna mi ha trovato per avere notizie sulle foto, e mi ha detto, dice, voi siete una grande squadra, cioè chiaro che è così, però diciamo fosse stato un atteggiamento strapotente non l'avrebbero mai, cioè l'avversario non avrebbe mai riconosciuto, pure se è vero questa cosa. Invece no, devo dire, ripeto, è stato veramente una giornata di sport con un risultato, diciamo, fuori dal normale. Ma non è stato fuori dal normale l'atteggiamento delle ragazze. Andiamo a vedere la seconda clip, sempre della partita, perché è giusto che le nostre ragazze e quelle del Ravenna, che magari ci stanno vedendo, possano rivedersi in campo. Allora, due cose. La prima,
Giulio, mi avete regalato la maglia da Roma per compleanno o scudetto non c'era? Prossimo anno. Cioè, voglio dire, tutta bella, per carità, però scudetto sulla mia non c'era. Secondo, Fabio, ho visto nella clip fotografica, alla fine, una ragazza nostra senza scudetto. Gli avete tolto lo scudetto? Bronchiosa. E guarda, ti giuro che se non fosse stato il diluvio universale, mi sarei fatto il campo centimetro per ritrovarlo. Per ritrovarlo. Proprio era talmente tanto. Ho dovuto resistere, ma guarda, altrimenti l'avrei fatto. Sì, ti ha attaccato all'inizio del secondo tempo, però voglio dire, sempre scudettati siamo. Un'altra cosa, avete visto Giulia Grossi, che ha segnato 4 gol, sostanzialmente la sua prima presenza totale. Lei ha fatto 20 minuti l'anno scorso, 25 minuti, e quest'anno il 45 del secondo tempo ha fatto questi gol. Non è tanto importante, appunto, abbiamo detto, sul risultato, i 3 gol, i 4 gol, le vedremo in situazioni più sfidanti, ma è importante perché il penultimo gol, cioè il 20° di Giulia, è stato il 200° della Roma Primavera, da quando sarà giocato. In totale, quindi, ora lo score è 201 reti segnate e 13 subite in 38 secondi. Cioè, aspetta, ridilo un po': 201 segnati e 13 subiti. 13 subiti in 38 incontri. Non, io parlo di campionato, non ci mettiamo il Viareggio perché poi ci stanno altro che Juve, ma che ne sanno? altro che Juventus, ma che ne sanno? Mo' mi ha dato sti numeri, mi ha dato. Dai, la partita come media, diciamo che normalmente la Roma domina e si assicura già nel primo tempo il risultato. Però ecco, volevo sottolineare questo traguardo già raggiunto, che dal punto di vista numerico è importante. Poi c'era Fabio, c'era Giulio che voleva dire una cosa prima. Dirne due in realtà. La prima è che tra tantissime belle foto, lo stop di petto volante è qualcosa che mi fa impazzire. C'è una foto, adesso non ho visto chi fosse, che Sandra stoppa Mazzola. La palla. Bellissimo, bellissimo. Volevo chiederti invece, Fabio, il posizionamento, perché mi sembra non era fondo campo, era lato lungo, com'era? Cioè linea laterale. Ma dove, guarda, quella foto stavo sì all'altezza della, credo, della linea dell'area di rigore, all'altezza del dischetto più o meno sul lato lungo. Il bello. Sì, no, scusa, non intendevo solo quella foto in generale, cioè che posizionamento. Mi sono messo anche dietro la porta, dietro. La porta ovviamente dove attaccava la Roma. Il bello della primavera è che ti puoi muovere, infatti mi sembrava che fosse il tipo di foto che piace a me, cioè stare proprio dentro l'azione, perché così si colgono anche gli sguardi, le emozioni, poi tu me lo insegnerai anche, però quando fai le partite, diciamo, anche a Tirrenia, dovevamo stare dietro la porta. C'è la possibilità quindi di spostarsi durante la partita? Sì, spostarsi sì, però a Tirrenia bisogna stare dietro le porte. Generalmente invece nella primavera si può stare, ovviamente senza, chiedendo il permesso al direttore di gara e senza intralciare l'assistente di linea. Comunque sì. E Alessandra Mazza, volevo... Saluto Roberto, intanto, perché ci segue sempre dalla Polonia ed è sempre un piacere essere visti e tifati. Allora gli diciamo che nella formazione del Ravenna c'era tale la numero 9, il centravanti, poi si è vista quella ragazza bionda alta che si chiama Yashishin, credo che sia di origine polacca sicuramente. Quindi lo capisci dalla povertà di vocali. E Viola Maurilli, che ieri giocava, va neutralizzata. Oggi mi ha scritto, dice, ma hai fatto la foto della parata? Mi ha preso talmente di sorpresa che quando ho scattato, ma è venuta una cosa da fare. Non c'è la foto della parata, insomma. Non c'è la foto della parata di e l'azione era di questa ragazza. Non era nemmeno spacciabile come artistica?
No, no, era un altro, ha messo a fuoco una ragazza che stava cercando. Oh, fotografi, fotografi, famosa. Il problema del fondocampo è quello. Allora, che allora, sempre. Cari fotografi, mo siete in maggioranza. Simonetti è specialista in questo. Piccolina vera, ti metteva sempre. No, nelle... allora, stavo per dire una cosa. Dico, adesso siete anche troppi e state prendendo troppo piede. Smettetela di parlare di queste foto artistiche, perché... Ho studiato oggi il discorso delle foto. Dopo 20 anni l'avete perse, non inventate niente a livello di copyright. Dopo 20 anni dallo scatto passa tutto, tranne le foto artistiche. Ma le foto artistiche non so quelle, perché qualcuno mi ha fatto passare la foto artistica, come che ne so, la rovesciata di Florenzi, per dirti, quella non è una foto artistica. La foto artistica è quella che il fotografo si va a creare, no? Nel senso che metti ci questo sarebbe, modo, metti io per provato, non ve fate no, vabbè, ma anche qui su sto discorso foto artistica, foto normale, io adesso sto giocando, ovviamente, poi nel pomeriggio mi sono informato proprio per sapere e conoscere determinate cose, perché ognuno poi ha la sua idea, no? Però gli scatti fotografici, ovviamente, che voi fate devono avere un loro valore, una loro qualità, no? Di lunga durata, insomma. Però dopo 20 anni, basta, stop, sono finito. Inventate niente. Oh, questo... Allora, scherzi a parte, abbiamo visto le due clip fotografiche relative alla partita Ravenna-Roma finita 21-0. Vi diciamo subito, anzi tramite ovviamente il messaggio che mi ha mandato Fabio, lo abbiamo detto anche in diretta questo pomeriggio, domani ci sarebbe stata il recupero della partita Napoli-Roma-Primavera. Non si giocherà Napoli-Roma-Primavera perché ci sono queste ragazze del Napoli che sono state trovate positive al Covid, e quindi la partita è stata rinviata, data da destinarsi. Quindi la Roma ha giocato al momento due partite di campionato, una vinta 4-0 nell'esordio in casa, e poi quella di domenica, vinta 21-0 a Ravenna, quindi domani non si gioca. Quando sarà invece la terza partita, Fabio? Che poi sarà la quarta giornata, quindi. Sì, ritorna in Romagna a Cesena, quindi a pochi chilometri di distanza da Ravenna. Ed è domenica? Domenica, sì. Domenica, perfetto, perfetto. Allora... Roma viaggio a San Marino, tutti i romani, cioè, San Marino sappiamo che è uno stato, ma comunque è una esclave in Romagna, cioè parlano romagnolo, San Marino. Assolutamente, assolutamente sì. Allora andiamo a vedere invece, perché abbiamo ogni settimana presentato una ragazza, una giocatrice. Questa settimana chi andiamo a presentare, Fabio? Questa settimana presentiamo Pitbull. Pitbull è Giada Tarantino, che è un attaccante, gioca questa terza stagione nella Roma, 2002, e la chiamo io Pitbull, ma insomma se lo merita, perché ha delle doti, credo che dalle foto, ecco, forse non dovrei dire nulla, già dalle foto si possono intuire. Stai dicendo troppo, quindi. Grande... Vado con le foto? Scusa? Stai dicendo troppo, quindi vado con le foto. Prima che ci racconti troppe cose, andiamo a vedere le foto e poi continui, perché sennò ce le anticipi, prima. Vediamo se sono lì.
Beh, abbiamo visto il perché del tuo nome, Fabio. Già dalla prima parte. Assolutamente appropriato, comunque. Sì, lei, se casomai perde un pallone, non è che rimane a guardare quello che succede, lo va a recuperare. Ma non è soltanto una recupera palloni, lei è una ragazza che segna. Adesso ha giocato 33 partite dall'inizio del 2018, ha segnato 25 gol. Cioè, 33 partite, 25 gol? 25 gol. Diciamo sta a livelli di eccellenza. Vabbè, deve recuperare per fare un gol a partita adesso, dai. Sì, ma no, avesse giocato ieri probabilmente, domenica. Come avete visto, poi ha delle doti aggrobbate. Scherziamo, ovviamente, 25 gol in 33 partite, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Ma poi, come li segna questi gol? Ad esempio, con la Fiorentina, nessuno l'ha vista, l'hanno raccontato, adesso che è lanciata di testa. Ma si vede anche dalle foto. Diciamo, guarda che ti dicono, Fabio. C'è Alessandro che dice Fabio il fotografo, Fabio il mister, no comment. Sti nomi Fabio sono vincenti per quanto riguarda il calcio femminile, insomma. Questo sono molto contento di poter documentare questa storia, l'attività di queste ragazze. Tanto stanno dando al calcio femminile romano. Assolutamente sì. Giulio, che hai provato al di là dello scudetto? Come ha detto prima, sicuramente la prima cosa che ti balza agli occhi, alla mente, quanto è bello giocare con la maglia tricolore. È capitato anche con la primavera. Proprio c'era proprio Lorenzo Grossi, no? Che aveva realizzato tra l'altro il rigore decisivo nella finale contro la Juventus di Grosso, quindi Grossi aveva battuto Grosso, c'era tutto questo giro di parole, e hai fotografato lì la Roma scudettata anche tu, insomma, no? Quindi ecco, quanto è bello, insomma, adesso indipendentemente dallo scatto fotografico, no? Però andare a fotografare la tua squadra, perché voi fotografate la Roma, ovviamente, perché siete fotografi che seguono la Roma, quindi tifosi come me, come tutti quelli che ci guardano della nostra Roma. Quanto è bello lavorare per una squadra campione d'Italia? Diciamo che, non essendoci un granché abituati, è un'esperienza che ti rimane, insomma, una di quelle cose che ti auguri di poter fare. Però viene sempre dopo la fortuna comunque di seguire la tua squadra, la squadra per la quale fai il tifo. Quella è la prima cosa. Poi, se in più è anche scudettata, ben venga. Meglio. Però la vera fortuna è quella di poter occuparsi della squadra per la quale fai il tifo, a tutti i livelli, che sia maschile giovanile, che sia femminile giovanile, è uguale. Cioè, noi siamo romani e romanisti a tutti i livelli, e la fortuna è potersi occupare di Roma, questo è sicuramente. Anche un modo, perlomeno per me, di fare il tifo, cioè io sono tifoso, anche facendo una trasferta a Ravenna per fotografare, cioè è qualcosa che ti fa sentire prossimo alla squadra, non dico parte. E che sarebbe partito pure per Napoli domani, eh? Saremmo andati a Napoli. Quindi diciamole queste cose. Andrea ci dice: complimenti per la trasmissione e per il risalto che date al calcio femminile. E questa è quella di una ragazza che gioca nella Roma. E questo è quello che abbiamo provato. Pensavo che era il presentatore di qualche anno fa, Andrea Pezzi, molto noto. No? La figlia gioca nelle alliere, nell'under 17, il capitano ha già esordito in primavera. L'anno scorso fece 7 minuti contro l'Empoli, ed è anche questa un bel adesso inizieremo nel limite del possibile, speriamo che sia possibile, daremo spazio anche all'under 17 e seguiremo anche queste. Non ho detto il nome, comunque come lei
ci sono tante ragazze del 2004 e quest'anno anche del 2005, che l'anno scorso, ad esempio, loro erano già qualificate alle Final Four, mancavano ancora, non so, 4-5 giornate, ma matematicamente erano già qualificate alle Final Four, poi è andata come è andata. E quest'anno sicuramente vorranno riprendere il discorso dove è stato lasciato. Hanno fatto un amichevole contro una squadra di eccellenza, quindi di grandi. E domenica hanno pareggiato 2-2, stanno vincendo 2-0 contro l'Atletico Lodigiani, che gioca in eccellenza femminile. Guarda, cioè, questo penso sia il primo anno in assoluto che la squadra primavera può giocare eventualmente due, chiamiamole due finali o due fasi finali, non diciamo niente, incrociamo le dita, però con la stessa formazione, no? Perché di solito vinci, certo, poi l'anno successivo passi di categoria, almeno qualcuno passa di categoria, e quindi devi per via di forza maggiore cambiare la formazione o una parte di formazione. Quest'anno invece, con questa situazione del Covid che ha fatto disputare, no, la finale del campionato scorso in questa stagione qui, c'è la possibilità per queste ragazze di disputare addirittura due fasi finali nello stesso anno, e non diciamo altro, insomma, e stiamo tutti zitti. Il lato positivo della medaglia, dove il negativo è quelle ragazze che non hanno voluto partecipare alla finale di Tirreno. E allora, proprio per questo, noi chiudiamo la nostra trasmissione, adesso saluteremo ovviamente tutti quanti, andando come sigla a farvi vedere una clip che Fabio Cittadini, insieme a Marco Gialloreti, che ringraziamo per aver realizzato tutte queste clip che vedete, audio, video, le ha fatte tutti lui, stasera doveva essere in diretta con noi, ma fisicamente non ce l'ha fatta, è scoppiato pure Marco, quindi e ha lavorato veramente in maniera incredibile per metterci nelle condizioni di avere tutte le clip a disposizione, quindi un salutone a Marco Emberti Gialloreti, e salutiamo tutti quanti, vi chiedo solamente un rapidissimo commento e parere sulle partite che aspettano le squadre romane, quindi la prima ovviamente la Primavera che gioca a San Marino, in parte già l'avete detta prima, e la seconda è la Roma a Cesena, quindi facciamo due rapidi. Marino la Primavera a Cesena. È invertito. Non ho capito. È invertito. Cioè? Cioè la Primavera a Cesena e la prima squadra a San Marino. E che ho detto? Ho detto il contrario. Sì. Stavo Vabbè, mandare indietro. Guarda, c'è Francesco che ti fa, Francesco Tarantino che ti dice grande Fabio, e quindi un saluto anche a Francesco Tarantino. Allora Giulio, allora partiamo con vabbè, inizia. Mi sono espresso prima riguardo la partita a San Marino. Io mi aspetto che questa volta si torni con i tre punti. Ti dico la verità. In queste condizioni della prestazione non dico che non me ne frega nulla, ma sono necessari punti, e se possibile, se devo esprimere un desiderio in più che non sia la bella prestazione come abbiamo sempre visto dall'inizio del campionato, mi piacerebbe che si sbloccasse Agnese, perché so che poi ci porterebbe delle conseguenze piacevoli anche per le giornate successive. Quindi doppio 2. Sì. Fabio? Allora io mi sbilancio, segnano Agnese, Serturini, si è fermato, lì si sta a pensare adesso, e Alice Corelli, che entrerà nel finale e segnerà il suo primo gol in Serie A. Mentre della Primavera, più che altro sul risultato che possiamo fare, cioè giocami un over 5. Ecco, 9 giorni e mezzo, okay. Come dicono quelli, no, no, 2 e mezzo il primo tempo, forse over 5 fine partita, over 5 e mezzo a fine partita. Mazza, magari siete tremendi, siete proprio, hai chiesto te il pronostico, siete, oh, mannaggia la miseria. No, poi tutti auspichiamo che i valori si livellino nel corso del tempo, e che oltre a Roma, Juve, Inter, Fiorentina, Empoli, ma comunque ci sia un innalzamento. Questo poi
presupporrebbe un grande impegno della federazione in questo senso. Noi lo auspichiamo e speriamo. Vabbè, però qualche stagione da dominatori, dai, facciamola. Facciamocela, no. Cioè, ci siamo. Noi la facciamo comunque, perché abbiamo vinto, quindi, sì. Quindi con la Juve. Guarda, c'è Giorgio, ci la fanno giocare però la partita, Speriamo. No, forse Alice, dice forse si riferisce al gol di Alice? Vabbè, Alice l'ha detto Fabio prima, cioè Alice entra. Non lo so, Giorgio, diccelo prima che chiudiamo, ti aspettiamo, riscrivicelo, dici un po' se ti riferivi ad Alice, come dice Giulio, o se ti riferivi alla partita della Roma. Vediamo un po' che ci risponde Giorgio nel giro di pochi minuti. Nel frattempo, anzi, facciamo una cosa allora, dai, facciamola vedere adesso la clip delle ex ragazze che hanno vinto lo scudetto, intanto che Giorgio ci risponde, andiamole a vedere. Giorgio Della Rocca e Fabio Cittadini, devo dire che insomma ottimi scatti e ottima idea questa di ricordare veramente le ragazze che insomma lo scorso anno ci hanno permesso di arrivare fino in fondo, di arrivare a prendere, no? questo sogno scudetto e a raggiungerlo. Peccato solo che lo slittamento, come diceva Fabio prima, del campionato alla stagione successiva ha impedito a queste ragazze di poter giocare la finale, che era insomma più che meritata da parte loro. Allora Giorgio ci ha detto giustamente, se fanno giocare sia Alice che Agnese, vedi tra fotografi, come vi capite, cioè una cosa uno scatto, un click, capito, a distanza dal nostro Giulio. E Stefano Grassi ci saluta da Firenze, quindi un salutone, Stefano. E la primavera italiana al di fuori del raccordo anulare. Eh sì, Alice solamente 2 minuti, sì, Alice è entrata gli ultimi 2 minuti, mentre Agnese è entrata l'ultimo quarto d'ora. Però Agnese, a dire la verità, mi sembra, non vorrei
dire una fesseria, però che non stesse bene, quindi aveva qualche un po' di febbre, quindi non ha giocato al primo minuto per questo motivo qui, ma posso sbagliare, diciamo che queste sono cose che ci sono, indicazioni che ci sono arrivate, non so se è vero oppure no, ma penso... Diciamo che comunque là davanti ce ne sono 5, contando anche Alice, veramente di assoluto livello, quindi fa bene Betty a ruotarle in base allo stato di forma e anche all'avversario, alla tipologia quindi di partita, ma è un bello scegliere. Ma io penso che quando si sbloccano ste ragazze, quando si sblocca Agnese, quando si sblocca Lindy, anche Lindy Tomà è un'altra che sicuramente può dire la sua, ma la stessa Serturini, la stessa Giuliana. Secondo me Lindy per esempio è andata molto meglio a destra che a sinistra quando poi è entrata Agnese. Sì, no, ma guarda, io ti dico la verità, in altre occasioni avrei detto, però bisogna cambiare modulo di gioco, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, qui non bisogna fare niente, qui bisogna buttarla dentro, bisogna solamente buttarla dentro, perché io non so chi ha visto la partita di Milano, chi ha visto la partita di Sassuolo, chi ha visto la partita di Empoli, perché anche a Empoli è successa la stessa identica cosa, e poi vedete quelle interne. Col Bari abbiamo vinto 2-0, col Verona abbiamo vinto 2-0, ma potevano finire 8-0 e 8-0 anche quelle per il dominio assoluto che ha fatto la Roma in quelle partite. Quindi veramente manca solamente quella cattiveria sottoporta che ti fa che fa sì che le partite dominate tu le porti a casa e magari non rischi di pareggiarle o di perderle come è successo ad Empoli. Devo dire che mi piace molto la nuova posizione di Manuela. Regista arretrato, ha fatto veramente una partita super a cui è mancato solamente il gol per colpa della traversa, ma è stata veramente illuminante. E come lei mi è piaciuta molto anche la Egerberg, che secondo me è tra le più in forma in assoluto. Ma Egerberg era una questione di tempo, sì, una questione di tempo, ma anche almeno dal mio punto di vista. Cioè, mi chiedevo come era possibile, no? Che non scendesse in campo una giocatrice dalle qualità di Andrine, perché veramente a me piace molto ed ha tutto, a quantità, a qualità, a tiro, a inserimenti. Avete visto l'inserimento che ho raccontato poi durante la partita interna col Verona, no? Quella quando tira poco alto sopra la traversa. È una giocatrice importante e sicuramente darà il suo apporto alla Roma. Allora, è tutto, siamo giunti in chiusura, abbiamo fatto un'ora e mezzo quasi di trasmissione. Fabio, oggi parlavamo con Fabio, facciamo un'ora, facciamo tre quarti d'ora, un'ora, abbiamo detto un'oretta e mezzo e ci siamo arrivati all'ora e mezzo di trasmissione. Tante sono state le visualizzazioni, ho avuto modo prima di vedere qualcosa attraverso i nostri canali social, nonostante la diretta, e siamo contenti che piaccia questo tipo di format, che piaccia questa nostra disponibilità, che è un piacere ovviamente al mondo femminile per quanto riguarda il calcio in generale, perché oggi abbiamo fatto la lunga, abbiamo iniziato alle 17 Colpi di Tacco, che è il programma dedicato al campionato femminile, dalla Serie A alla Serie C, Primavera, Serie B, tutto quello che ne concerne il campionato italiano. Poi c'è stato il programma sulla Res Roma con Fabrizio Baldovini e Marco Gialloreti, insieme all'allenatore della Res, insieme ad un'altra giocatrice, insieme ad Artemio Scardicchio, e poi abbiamo chiuso questa giornata dedicata al calcio femminile con la trasmissione sulla S Roma, insieme appunto a Giulio Tiberi, a Fabio Cittadini e a Giorgio Della Rocca, che prima o poi gli tocca, come a te Fabio, lo dobbiamo mettere dentro Giorgio, la settimana prossima ci proviamo, facciamo sto tentativo, se riusciamo. Fammi a mettere... chiudere con due saluti a due ragazze che domenica hanno avuto una loro prima. Ha esordito in Primavera Martina Borelli, tra l'altro la nipotina di Paolo, che ricorderete sicuramente con la maglia della Roma,
mentre Anastasia Ferrara, nel 2004, sì, ha indossato la fascia di capitano per la prima volta negli ultimi 20 minuti, quando uscì Eleonora Pacioli, sostituita proprio da Martina Borelli. Tata Ferrara, così, nel giro di pochi mesi, un anno o poco più, è stata capitano sia delle giovanissime, perché ha fatto le finali under 15 l'anno scorso, sia delle under 17, dove giocava l'anno scorso, due anni fa, scusate, adesso con questo Covid, e adesso anche della primavera, per 20 minuti, ma lei è stata anche del primavera. Piano piano, si l'ha fatta tutte e tre. Sì, non è poco. Una ragazza che sentiremo spesso prossimamente. Ok, ragazzi, è tutto, un saluto a voi, è stato un piacere anche questa sera commentare questo calcio femminile. Ciao Giulio. Ciao Francesco, ciao Fabio, buonasera a tutti. Ciao Giulio, ciao Francesco, alla prossima. Un salutone a te Fabio e un salutone anche a Marco che insomma è stato veramente grandioso e ci ha permesso di realizzare tutte le clip. Alla prossima!